Dalla Procura di Roma escono nuovi documenti che non erano stati svelati, mostrando una situazione scandalosa. Documenti segreti che adesso sono nelle mani della Procura di Roma e la situazione si fa sempre più sconvolgente. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace al video. Aiutaci a sostenere l'informazione che in pochi dicono «fatti un regalo» o «fai un regalo ad un tuo amico» comprando questi prodotti per far impazzire i tuoi nemici sportivi. Link sotto al video. Voi tifosi avrete letto i titoli sui giornali che tentano di sviare l'attenzione, dipingendo la nuova proprietà Oaktree con presidente Marotta come estranea alle malefatte compiute come le plusvalenze, i debiti, eccetera. Ma i fatti, cari sportivi, parlano chiaro. L'Inter ha truccato sistematicamente le plusvalenze per iscriversi ai campionati e costruire squadre vincenti con metodi illeciti. La vecchia dirigenza viene cinicamente indicata come unica colpevole, ma fino a 20 giorni fa circa veniva difesa. Ma le prove e i documenti nelle mani della Procura di Roma dimostrano che questi gravissimi illeciti che hanno permesso all'Inter di vincere scudetti e partecipare alle competizioni nazionali e internazionali sono arrivati grazie a bilanci truccati e conti falsati in modo criminale. Sono ben 12, sottolineo 12, le operazioni di compravendita sospette finite sotto indagine, un vero e proprio sistema di frode perpetrato sistematicamente dal 2017 al 2021. Tra queste, il caso Nainggolan, con il centrocampista belga acquistato a un valore reale di 24 milioni di euro, ma contabilizzato fraudolentemente a 31 milioni, gonfiando i conti di 7 milioni per raggirare le autorità calcistiche. I media serviti tentano di scaricare tutte le colpe sulla vecchia proprietà cinese, ma le indagini provano che l'Inter, con la dirigenza guidata da Marotta, ha sistematicamente ingannato con le plusvalenze gonfiate, vincendo titoli illegittimamente e iscrivendosi alle competizioni grazie a conti falsati ad arte. Un vero scandalo, tifosi, che getta un'ombra oscura sulle vittorie dell'Inter. Per anni hanno barato sfruttando un sistema perverso di frodi contabili atto a raggirare le autorità del calcio italiano ed europeo. Uno schiaffo a voi sportivi, traditi da chi avrebbe dovuto rappresentare l'onestà e la lealtà sportiva. E guardando a quanto accaduto alla Juventus per il caso delle plusvalenze fittizie, con penalizzazione di 10 punti ed estromissione dalle coppe europee, è facile prevedere un trattamento altrettanto severo per l'Inter. La nuova proprietà non può essere considerata estranea, essendo subentrata dopo gigli illeciti di cui anche la vecchia gestione ha ampiamente usufruito. La giustizia sportiva deve fare luce su questo caso di frodi milionarie e tradimento dello spirito del calcio. I colpevoli di questa gigantesca truffa devono essere duramente puniti, senza sconti. Troppi scandali hanno colpito il calcio italiano. Questa è Calciopoli, con danni irreparabili di immagine e credibilità, una macchia indelebile per il calcio italiano. È il prezzo da pagare per essersi macchiati di illeciti così gravi. Le plusvalenze fittizie fanno parte di un sistema criminale ampio che rischia di distruggere le fondamenta di tutto il calcio. L'Inter e i suoi colpevoli devono rendere conto di questi imperdonabili inganni e non scaricare adesso ogni colpa a chi c'era prima per non pagare. E voi, cosa ne pensate di questa situazione vergognosa? Anche se siamo un piccolo canale di soli 13.000 iscritti, possiamo unire le forze con altre iniziative simili e fare la differenza. Alzate la voce, condividete questi fatti, non restate in silenzio di fronte a questi scandali. Insieme possiamo esigere trasparenza e punizioni esemplari per chi tradisce lo sport con inganni di questo tipo. Il calcio appartiene ai tifosi, non a dirigenti disonesti. Uniamoci e rivendichiamo giustizia. Tifosi, non possiamo più accettare queste oscenità nel mondo dello sport. Sportivi, è giunto il momento di dire basta e richiedere giustizia. Solo così potremo riportare onestà e correttezza in questo meraviglioso gioco.